guardata te! Hai visto come ti hanno guardato? No, non ci ho fatto caso. Ho fatto caso io. Senti, perché non torniamo indietro? Magari con la scusa di dargli qualche bigliettino del negozio. Sai com'è? Da cosa nasce cosa e qualcuno di quelli potrebbe... Eh sì, ma cosa gliene frega loro del negozio? Ma da cosa nasce cosa? La pubblicità è l'anima del commercio. E qualcuno de bocca buona se potrebbe accontentare la sottoscritta. Ma lo sai che è tardi? E poi oggi arriva la nuova spedizione delle magliette della Fives. E che pareva? Sempre ligger dovere lei, è sempre... Marco, mi senti? Ammazzo, hai fatto del misticidio! Dio mio, è tutta colpa mia! Aia, che male! Ma che colpa, è un caso! Un fortunatissimo caso! Marco, apri gli occhi, su, non mi basta preoccupare, apri gli occhi! Marco, mi senti? Non apri gli occhi! Marco! Oh, madonna! Oddio, gli è arrivata la crisi mistica! È grave? Grave sì! Pensa se quando rinviene non gli è passata e se fa prete! Una fregatura è niente! Buono com'è! Fammi andare a lavorare! Guarda che tu mi devi deludere! No. Io ho puntato su di te, ma raccomando, tu devi stare a sentire i miei consigli! Sì! Ricordati, quando vedi l'avversario ti devi concentrare, appena lo vedi, lo devi subito odiare! Appena lo vedi in campo, pezzo in capo a te, poi tu non faccio vista, capito? Perché è importantissimo, la concentrazione! E poi mi raccomando, non mi fa quelle pallette mosce sotto rete! No! Mi devi fare bello quel gioco bello tagliato, lontano, mai sotto rete, palle mosce, niente. Non ti preoccupare. Mi raccomando. Andiamo, qui, giovane. Lella! Lella! Era lui! Lella, vieni qui! C'è! Ma come che c'è? Era lui! Ma lui chi? Ma come lui chi? Era lui! Ti dico che ce l'hanno! Ah, ma di una capa tosse, e non ti preoccupare. Ma perché dobbiamo comprare queste fascette da polso proprio qua, che questo tutto è fuorché un negozio di articoli sportivi? È un bazar. È un bazar, appunto. Che avete una fascetta da polso? No. Sì, altro che, abbiamo fasce da polso, da caviglie, da naso. Se attende un attimino, torna subito. Che simpatia. Ma io non capisco questo, perché deve venire qua a comprare sta fascetta da polso quando in albergo ce ne abbiamo 450.000? Oltretutto gli sponsor ce li danno pure gratis. Lasciate andare. Ah, ma lei è quella della palla? Sì. Lo dicevo io, l'ho riconosciuta. Mi sembrava di averla già vista, sta meglio? Meglio, molto meglio. Manteniamo le distanze, ecco. Signori, ma lei lo sa che me lo stava mettendo KO prima del torneo? Oltretutto, se uno non sa giocare a tennis, non deve andare sul campo a fare disgrazie. Lascia! Chi è, Maro? La fascia! Ci ho messo molto. No, sei stata velocissima. Va bene? Benissimo. Ma che? Basta! Lascia sta signorina, faccia un pacchetto. Ma la vuoi finire con queste distrazioni, o no? Ma lei non è Marco Manenti? Sì. Il tennista? Sì. Il futuro Becker.
volete un autografo? Sì. Marco, fai un autografo, ragazzi. Su, qui, svegliate, fai un autografo, ragazzi. Carta e penna. Io sono il suo allenatore. Ma che fa? Mi fa l'autografo sulla mano? Oh, scusa. Ma che stai facendo? Ho capito tutto. Tenga questa, grazie. Marco, forza, vediamo, ci andiamo, su, forza, ci arriva. Chiedo scusa un attimo. Quant'è? Omaggio della direzione. Per il futuro campione. Grazie assai. So cose pazze. Vai. Voglio fare fessa a me, vai, cammina. Ah, voi se volete rivederlo venite al torneo. Ehi, ancora qua stai, cammina. Oh, a bella addormentata. È il principe? Se ne ito. Quanto mi piace. E non se n'era mica accorto nessuno. Ma senti, Lella, come posso fare per incontrarlo? Ma guarda, a occhio e croce, domani alle 11 alla spiaggia dell'Hotel International. Ma Lella, come fai a sapere questo tu? Beh, se trovo il biglietto che gli ho messo dentro al pacchetto e se non è scemo, domani è là. Tu hai fatto questo per me. Gwendoline, ricorda, buon rendere. Senti un attimo, Lella, dove le hai trovate le fasce da polso? Noi non ne vendiamo. Beh, mi è toccato andare al negozio d'articoli sportivi all'angolo, passando dalla finestrella del gabinetto. No, Lella, sei la ragazza più meravigliosa del mondo, grazie. Ma che pare a te che mi devono rendere giustizia solo le donne? Ma non potevi essere, che ne so, Richard Gere? No, non c'è su... Ma questo non c'è, ci ha data una sola, Certo è proprio scrauso, vedi che si perde. Come on, a caccia sulla spiaggia, let's go. Ehi, Lella, è lì. Oh no, c'è anche il suo allenatore. Perché io sono uno che quando dice, ma chi è? Ragazzi, per piacere, non ammazza, che fisicaccia il futuro Becker. Ragazzi, è pessima, non ho capito, ancora a giocare con questi schizzetti d'acqua. Andate dall'altra parte a giocare, ma con cose pazze, guarda. Ma sono cose pazze. Ma che stai prendendo? Oh, vai tranquilla, cocca, che al secondino me lo cucino io. Vieni qua, dove vai? Ehi, torna indietro. Mannaggia, capatoi, non prendere crampi. Vieni qua, torna indietro. Dovete stare attenti, dopo tanto spazio che sono a disposizione, dovete venire proprio addosso. Se preoccupi! Aiuto, ma che la salvo io! Se lascio andare! Aiuto! La salvo io! Ma questa è la base! Aiuto! Forza! Che amica furba che hai, Copri! Quello c'è 100 occhi! E allora? Senti, Gwendoline, hai proprio un bel nome. Scusa se stringo un po' i tempi, ma con quell'aguzzino lì chissà quando potrò rivederti così. Senti, io non posso più vivere senza di te. Tu sei la ragazza più bella che abbia mai conosciuto. Ma se non mi conosci neanche, però anche tu mi piaci. Adesso mi conosci un po' di più, no? E tu? Volevate la fessa a me, Vieni qua, Marco. Vieni qua. Non è proprio il caso. Signorina, si allontani. Vada tranquillo, Questa sera, gran ballo mascherato. A fare qualche scatto.
Ah, ma allora mi vuoi fare fessa a me? Perché fessa, scusa? Lo scatto è importante per andare a rete. Lo so benissimo che serve lo scatto ad andare a rete, lo so benissimo. Ma io so anche bene che tu stai cercando il modo di incontrarti con questa ragazza. Quale ragazza, no? Ah, ma allora fai il furbo. Oh, l'allenatore sei tu. Se non vuoi, chi se ne frega, eh? Oh. E perché adesso hai cambiato idea? Scusa, una volta che io mi voglio allenare, tu mi dici che voglio fare il furbo. E certo, perché io ho pensato, cioè quando ti dovevo dire che tu avresti dovuto... Vabbè, lasciamo perdere, però questa cosa non mi piace. Ok, ok, non ne parliamo più, eh. Eh no, tu lo scatto adesso lo fai, eh. Forza, posizione. Giro dell'isolato dell'albergo. 2 minuti e 40 secondi. È troppo poco. Ah, ma ce la posso. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so. 1 minuto e 40 secondi. Visto che ce la potevi fare. Che fa, ti senti male? Wait. Non è niente, non è niente, sciocchezza, è un piglia. Non è niente, non è niente, non ti preoccupare, dai, che stai facendo? Ma tu guarda così, pazze. Guarda, io ho accettato questa buffonata solo perché la sera prima dell'incontro un giocatore non va mai contraddetto, eh? Però non intende stare più di una mezz'ora qua. Eh? Una mezz'ora, non di più. Vabbè, mezz'ora mi basta. Ti basta fare che cosa? A rilassarmi, i muscoli, no? Completamente. Bravo, rilassati, concentrati. Pensa all'incontro di domani. Signori, voi lo dovete ballare proprio qua, è andato da un'altra parte. Ah, ho il logo, Iago, che bella panzata. Hai capito sto figlio della scicca? Fai, Lella, non fai una misteriosa, dai, fammi capire. Er tennista, lollo, ha fatto una pensata di niente. Bella panzata, Iago, sei unico. Ammazza, uguali, eh. Diavoletti. Bravo, sei una simpatia. Dove è andata a finire? Levatami, Iago. Forse. Iago, ma dove? Iago, non ballo, grazie. Levatami. Dove è andata? Ah, si è assettato. Bravo, rilassati, pensa all'incontro di domani. Divertiti! Lasciali stare qui, lasciali ballare. Ah, guarda come sudo, guarda, poi si stancano pure e pigliano un accidente. Pensa al tuo avversario. Il 70° nella graduatoria mondiale. Tu sei il 3221esimo. Non so se hai capito, Però devi vincere, devi pensare a vincere, devi andare in campo per vincere. Anche se, oddio. Sai quante percentuali c'hai di vincere tu? Lo 0,001%. Ammazza! Ma chi? Ma sei tu? Ma che ti è venuto? Un colpo di freddo? Hai pia di raffreddore? No! Non hai pia di raffreddore? Ma c'è la voce di testa? No, tu hai preso il raffreddore. Ma come prendi il raffreddore non mi dici niente? Sai che facciamo? Andiamo subito a letto. Oddio! Andiamo su! Andiamo! A letto! Via libera, vieni! Ehi, dove mi porti? In camera da letto non si può, che ci troverebbe sicuramente. Vabbè, ma neanche qua in cucina. No, in cucina no.
Usciamo da quella porta fuori e di là andiamo in un posto senza rischio di incontrarti. Hai proprio paura del tuo allenatore, eh? È come un padre per me, però un po' chissà, con spiegamenti. C'è qualcuno! Oddio! Di lì, di lì! L'avevo detto che andavamo a finire in cucina. Ah, tu l'avevi detto. Gira che ti rigira. Io t'ho portato in cucina, io. Senti, visto che siamo qui, ne approfittiamo. Hai fame? No, c'ho vergogna. Vergogna di chi? Non c'è nessuno qua. Approfittiamone, no? Sì, approfittiamo pure a trovare un ascensore per andare subito in campo, per piacere. Me. Ci sente? Perdi qua, perdi qua. Siamo bloccati, è chiusa. E ti dispiace così tanto? Beh, se non fosse per il freddo, no. Beh, a quello si può rimediare. Che bello guardare, vederti riposare. Va meglio? Sì, abbastanza. Sui cuscini del sofà. 40-0 per Giovannelli. E allora? Va tutto benissimo, guarda, non ti preoccupare. Guarda che ce la puoi fare. Fazzoletto. L'importante è concentrarti. Guarda che ce la puoi fare. Sta tranquillo, sta tranquillo. Vai, vai. Gioco. I giochi sono 5-0 per Giovannelli. Batte Manenti. Salute, che se ne va. È solo l'inizio d'un raffreddore. Altro che inizio, stai proprio fuori gioco. Ma dico, ma che ti è saltato in testa ad andare a fare l'amore in ghiacciaia? Già che c'eravamo. Se sei rimasta incinta te nasce un eschimese. Ma va là. Doppio errore, 0-40. Già 0-40? Te credo. Marco invece che pensa alla palla pensa a starnuti. Gioco e partita. Vince Giovannelli 6-0. Non ti preoccupare, è solo una partita disgraziata. A Jesolo ci rifaremo. Che peccato. Beh, vabbè, pensa al futuro. Adesso ve potete sposare e trasferirvi in un bel sanatorio. Telefonato. Io non vorrei che gli fosse successo qualcosa. Smettila di soffiarti il naso, se no sembri una donna disperata che va a cercare l'amante fedigrafo. Ma ho un raffreddore. Vabbè. Manenti? Manenti? No, è partito. Come è partito? Quando? Un'ora fa, con il suo allenatore. Ma lei è la signorina Gwendalina? Sì, siamo noi. C'è questa lettera per lei. Lascia farmi. Che faccio? Leggo? Sì. Cara Gwendalina, perdonami per essere andato via così. Ma lunedì prossimo comincia il torneo di Lido di Jesolo e devo andare ad allenarmi sul posto. Tu sei meravigliosa, ma il tennis è la mia vita. Non ti dimenticherò mai, Marco. Guarda, guarda, me la mangerei. Ma che fai, piangi, mo? Dai, la tentando un po' più che una promessa. Lele e Gwendalina, ma soprattutto Gwendalina, escono spesso con molti ragazzi. Ma chissà perché ce l'hanno a morte con i tennisti. Perché schifo!